prevediamo qualche appuntamento in programma nei prossimi giorni dell'Alessandrino. Questa sera alle 21 al Teatro Verdi di Pontestura andrà in scena una commedia piemontese di Gianni Chiavazza presentata dal gruppo Teatro Carmagnola. Alla stessa ora allo Splendor di Ovada la 15ª rassegna teatrale Don Salvi prosegue con un'opera tratta dal repertorio di Gilberto Govi, fondatore del Teatro Dialettale Genovese. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla nuova compagnia comica con la regia di Lucio D'Ambra. Alla frazione Casale Popolo di Casale Monferrato, nel Teatro dell'Oratorio, una commedia di John Mortimer e Brian Cook presentata dalla compagnia Teatro della Nebbia di Casale. Lo spettacolo si ispira alla fortunata serie televisiva degli anni 70, George e Mildred, e l'inizio è alle 21:15. Nel Teatro Municipale di Casale invece melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Somma con l'orchestra lirico-sinfonica della provincia di Lecco diretta da Claudio Morbo e il coro Francesco Tamagno. Domani ad Alessandria al Museo della Gambarina è in programma alle 17 Dialetto e Musica il fisarmonicista Carlo Fortunato, il chitarrista Alberto Carughi, Rossella Mainetto, Teseo Sassi e altri amici del museo daranno vita a un pomeriggio di musiche popolari, poesie e duetti. Musica anche al Circolo Pantagruel di Casale che ospita alle 18:30 un concerto dei Decima Vittima che presentano il loro album Storie Strane al Buio. Le storie strane sono bruffe, grottesche, avventure di un goffo maschio contemporaneo che si addentra nei meandri pericolosi della psiche femminile. Infine, lunedì alle 20:45 al Teatro Sociale di Valenza La Tempesta, con adattamento e regia a cura di Andrea De Rosa, uno dei testi più affascinanti di William Shakespeare rivive in questo nuovo adattamento che vede come protagonista Umberto Orsini. La storia narra le vicende di Prospero, duca di Milano spodestato dal fratello Antonio e abbandonato insieme alla figlia Miranda su una scialuppa in balia delle onde. E così da Alessandria Provincia per il momento è tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea torna allo studio.